Primarie per le regionali 2020 fissate al prossimo 24 febbraio, lo stesso giorno delle consultazioni del centrodestra per la scelta del candidato sindaco per Bari e Foggia. Una scelta curiosa quella del tavolo del centro-sinistra pugliese riunitosi a Bari nella sede del PD dopo le polemiche sull'allargamento della coalizione da parte del presidente Michele Emiliano. Avanti tutta dunque per chiudere il cerchio il prima possibile, secondo il documento approvato dai rappresentanti delle diverse liste, sarà possibile presentare le candidature entro il prossimo 10 febbraio necessarie almeno 4.000 firme perché la candidatura sia valida, di cui minimo 400 per ogni provincia. Una scelta anticipataria dunque quella del centrosinistra che come voleva Emiliano decide di scegliere il proprio nome per le regionali 16 mesi prima delle elezioni vere e proprie. Nel 2014 le primarie che videro lo stesso Emiliano prevalere su Dario Stefano e Guglielmo Minervini si tendono infatti il 30 novembre, sette mesi prima delle urne vere e proprie, sulla falsa riga di quelle vinte da Vendola nel 2004 e nel 2009. Fissate le date resta da capire chi vorrà sfidare il governatore uscente, scontato l'appoggio a Emiliano delle liste civiche e della maggior parte parte del PD si attendono proposte da MDP e magari dal solito Dario Stefano su posizioni comunque lontane dal Presidente, mentre Sinistra italiana, che non ha partecipato al tavolo, potrebbe addirittura decidere di sfilarsi dalla coalizione.